Salve Toasters, bentornati al Toast Game Show. Questo Toast Game Show sarà un po' diverso dagli altri, come vedrete. Infatti è, diciamo, una special edition che di per sé non aspettatevi qualcosa di molto più bello rispetto al normale, perché anzi secondo me sarà più scarna, essendo che queste special edition saranno principalmente utilizzate per focalizzarsi su una delle rubriche. In questo caso è in un'altra special edition che avverrà nel periodo dell'11 giugno, 13 giugno, saranno focalizzate sulle news, essendo che ci sarà l'E3, l'Electronic Entertainment Expo a breve, c'è stato un Nintendo Direct, c'è stata la conferenza Microsoft, eccetera eccetera. E quindi per adesso in questi Toast Game Show mi focalizzerò su questo. Mentre non lo so, magari il prossimo tra questo e quello delle tre di show, magari farò qualcos'altro, si vedrà. In qualunque caso, in questa edizione parlerò principalmente di news, ci sarà la domanda del giorno, potrei introdurre qualcosa di diverso ma ne dubito, essendo che è focalizzato per l'appunto sulle notizie, dato che sono tantissime. E non ci saranno soltanto notizie Nintendo, ma anche notizie di Sony e Microsoft e moltissimi, e dico moltissimi, rumor che sono usciti recentemente su appunto le tre. Bene, direi che non mi dilungo altrettanto e possiamo iniziare subito. Vai Kirby, poi l'aggiornamento primaverile del Wii U, quello 3.0, potrebbe addirittura aver overclockato la console di 2 GHz per ogni core. Allora, spiego un po', dato che è difficile da comprendere se non avete un minimo di conoscenze. Overclockare vuol dire portare l'hardware a una capacità maggiore, e in questo caso è una cosa piuttosto surreale passare da 1,24 a 3,24, dato che è un passo enorme. E a meno che Nintendo non ci abbia tenuto all'oscuro e avrebbe limitato le capacità del Wii U prima di questo update, sembrerebbe molto difficile che ciò accada, anche perché l'utilizzo delle ventole per evitare che la console si surriscaldi dovrebbe essere anche gestito. Insomma, è qualcosa di non molto probabile, ma non è impossibile. Cioè, Nintendo magari lo programmava già di fare questo overclock, dato anche il prezzo alto del Wii U, le perdite, quindi boh, può essere. Vi ricordo che il Wii U ha 3 processori, che è piuttosto strano avere 3 processori, perché di solito sono 2 o 4, e 2 giga di RAM, e quello di cui sto parlando è la GPU e non la CPU, che è stata overclockata. Sono uscite recentemente un bel po' di informazioni per quanto riguarda Pokémon X e Y. Tra questi ci sono la regione, la solita regione in cui si ambienta un gioco, che si chiama la regione di Karos, che sembra basato sulla Francia. Inoltre, questa regione di Karos sembra avere una forma a stella. Non capisco bene la funzione, dato che dovrebbe cercare di imitare la Francia. O magari lo vedo solo io che ha forma di stella, non lo so. Comunque, oltre a questo, sono usciti 4 nuovi Pokémon, di cui sono: uno è il solito uccello della regione, un altro è un panda, uno è un montone, credo che sia un montone, un altro è una specie di cane elettrico che sembra la pre-evoluzione di Mawile. Vi metterò nomi ufficiali perché dovrebbero essere usciti, e i tipi sempre qua nel video, e non ve li dico a voce perché non ce li ho davanti in questo momento. E inoltre è stato anche rivelato che si potranno cavalcare i Pokémon. Non si sa quali, non si sa l'utilizzo, non si sa come, non si sa praticamente niente, se non che appunto si potranno cavalcare, e che quel montone che è stato rivelato sarà per l'appunto cavalcabile. E altra piccola cosa è che il personaggio femmino maschio sarà personalizzabile tramite degli oggetti che si troveranno nel corso della storia, nel corso della playthrough. Infine, ultima di queste news riguardanti Pokémon X e Y è che altre news verranno rivelate alle 3, insomma, nel periodo delle 3. Chissà dove, nel Direct, lo scopriremo.
Sony sembrerebbe che vuole annunciare un titolo Uber Pro Ultra Epic Porco Handy alle 3 per PS Vita. Sarà di sicuro una delle loro esclusive per essere così importante, che può essere Gran Turismo, se non sbaglio. Uncharted sarà il solito spin-off stupido. Continuiamo. E a quanto pare anche Ubisoft ha in mente un nuovo titolo per le 3. Potrebbe essere il tanto rumorato Zombie U2. U2, vabbè, sorvoliamo. Però se è nuovo, è nuovo e sinceramente sperirei in qualcosa di del tutto nuovo. Per i possessori del Wii U, magari qualcuno avrà presente Tank Tank Tank. Tank 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 è un titolo che è uscito fisico, così come è uscito in digitale in maniera particolare, ossia che voi lo scaricate gratis. Lo giocate in modo limitato e per poter giocarlo in modo completo dovete comprare vari contenuti premium, possiamo dire. Ebbene, sembrerebbe che Sony e Microsoft, lo dice una casa produttrice, vogliano adottare la stessa tecnica in larga scala. Notiziona, è uscita la box art di Wii Fit U. Amazing! Sì. È quella che vedete qua. Ok. Se qualcuno di voi conosce Louya, bene, se no ve lo spiego. Louya è una console next gen, dell'ottava generazione videoludica, che era attesa per il 4 giugno, mentre invece è stata rimandata per il 25. E secondo me è una scelta piuttosto giusta, poiché dato che c'è le 3, hanno un'occasione per parlarne di più, dato che è stata una console abbastanza sorprendente. Non sorprendendo in modo positivo, più che altro un qualcosa che voleva essere diverso, alternativo. Essendo che Louya è una home console con un design davvero strano, che è basata su Android, e quindi è una specie di console che però non è che ci sia un gaming così eccezionale, perché voi comprate questa console per è come se compraste tutte quelle cose che. Tutte quelle applicazioni e giochi che sono basati su Android, quindi non ci saranno grandi giochi, o perlomeno si immagina per adesso. E costa per appunto 100 dollari, sicuramente anche 100 euro, 99, vabbè. E un controller aggiuntivo costa ben 50. Cioè, vi danno la console, il controller a 100 e il controller a 50. E boh, è stato rimandato per il 25, si aspettava per il 4 e non c'è altro. Vedremo. Ace Attorney 5, che non ho idea di quando sia uscito in Giappone, ma fidatevi che è uscito 3 secoli fa, avrà una sua localizzazione in Europa e in America quest'autunno con il nome di Phoenix Wright Dual Destinies, quindi non cambiate il titolo, e sorprese delle sorprese, non uscirà mai una copia fisica, ma dovete comprarvelo in digitale sull'eShop. E vai, grande, grande, grande. È stato annunciato recentemente Scribblenauts Unmasked, quando ovviamente non è ancora stato rilasciato in Europa una versione di Scribblenauts Unlimited per Wii U. Ma vabbè, questa versione conterrà i personaggi di DC Comics, verrà per appunto creata da DC Games, mi pare, e avrà appunto Batman e altri tizi vari. Come qualcuno di voi saprà, recentemente si è tenuto un Nintendo Direct sul Wii U, molto 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 breve, della durata di circa 20 minuti, in cui Nintendo ha annunciato le seguenti cose. Una partnership con Sega, in cui Sonic Lost World, un titolo creato da Sega, uscirà su Wii U e 3DS soltanto. Un titolo Mario Sonic del 2014 sui Sochi Games. Per Wii U con la grafica Uber Powered, Wonderful 101, la sua data d'uscita europea è il 23 agosto, Pikmin 3, la sua data d'uscita è il 26 luglio, e ci saranno per l'appunto 3 nuovi personaggi del tutto nuovi di un diverso pianeta rispetto a quello di Olimar, Pikmin e il presidente, e si potrà giocare in diversi modi, è stato spiegato il modo, cioè sono stati spiegati più o meno i diversi modi che si potrà giocare con il Pro. Con il Wii Remote Plus e il Nunchuck, si potrà giocare con il Gamepad, si potrà giocare off TV,
E in Giappone è stata annunciata una collection con Yazooka 1 e Yazooka 2 di non so quale console, PS1 o PS2, una delle due, per Wii U. Inoltre è stato dato un video di gameplay di Game & Wario e la data di uscita di Luigi U e la sua localizzazione, appunto come copia fisica, che avverrà intanto quella digitale come DLC, se avete già il gioco, sarà il 20 giugno al costo di 20 euro, credo. Sono 20 dollari, però non so quando è. Cioè, non hanno detto quando è. Quanto costa per la versione europea. Mentre la versione retail verrà rilasciata al prezzo di 40 o 30 dollari. In America il 20, in qualcosa di agosto. Ma l'importante è che da noi in Europa verrà rilasciato lo stesso giorno di Pikmin 3, il 26 luglio. E questo è tutto per quanto riguarda il Nintendo Direct recente. È stato annunciato un remake di Final Fantasy 8 per il Giappone, in HD per l'appunto, si sa poco e niente, ora come ora. Game & Wario è stato concepito inizialmente per essere un titolo digitale per Wii U, per far mostrare le caratteristiche del gamepad, e appunto era stato pensato come qualcosa di molto più piccolo rispetto a quello che è Game & Wario in sé, che di per sé non è lo stesso così grande, dato che sono soltanto 14 minigiochi, però per l'appunto è interessante saperlo, dato che a quanto pare questo Game & Wario sfrutterà il gamepad in una maniera eccezionale. Può essere. Bla bla bla, FIFA 13 vendite da schifo, EA decide di non far uscire FIFA 14 su Wii U, best company ever, bla 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 bla. È stato annunciato Battlefield 4 per le varie console, non è stato confermato per Wii U, però per le next gen sì, PS4 e Xbox One, per le next gen Microsoft e Sony, ma anche per le old gen, ovviamente, Xbox 360 e PS3. E questo Battlefield annunciato è già un DLC che si chiama China Rising, che sono delle mappe aggiuntive per il multiplayer. Ok, parliamo rapidamente della conferenza Microsoft che c'è stata una settimana fa più o meno, di quello che hanno annunciato. Xbox One, Kinect integrato, Kinect avanzato, Skype, multitasking, 8 giga di RAM, 8 di processore, la console che sembra un VHS che ci metti le cassette e ti fa il caffè, ti fa la pizza, in questo Xbox One ci sarà Call of Duty che sembra reale, si vedono i pesci che si muovono quando ci vai vicino, Xbox One non è compatibile, Xbox One blocca l'usato, quindi derp, non puoi farti prestare i giochi degli amici. Xbox One ha un controller uguale a quello dell'Xbox 360, cambia soltanto la posizione del tasto del logo. Xbox One dovrà essere sempre online per la maggior parte delle cose. Xbox One ti dovrà fare installare i giochi nell'hard disk e perdere tempo. Xbox One avrà una TV integrata, e altre cagate del genere. Più o meno è questo. Lo so, l'ho fatta sembrare come una stupidaggine, ma Xbox One ha deluso molti, e quindi per me è così rappresentare la conferenza Microsoft, una noia totale. Non c'è altro per definirla. E sapete qual è la cosa più triste? È che Microsoft vuole far Rare, un gioco di una sua vecchia serie, per Xbox One, il che vuol dire che io voglio giocarlo assolutamente e non uscirà su Wii U. How sad. Sempre rimanendo in tema Rare, il creatore di Conker Bad Far Day vorrebbe creare un gioco per Wii U di non si sa cosa, può essere un seguito di Conker, se ne dubita perché a quanto pare Microsoft detiene i diritti e altre cavolate del genere. E sempre riguardo Xbox One, l'Xbox One sarà region locked, il Kinect di Xbox One sarà molto sfruttato, talmente tanto che si gira questa notizia che controllerà le persone che sono davanti alla televisione e ne limiterà la visione appunto del gioco e della console, il che è abbastanza ridicolo, parecchio ridicolo, moltissimo ridicolo, che è molto 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 ridicolo, molto ridicolo, troppo ridicolo.
Morale della favola, la conferenza Microsoft è servita a Wii U ad aumentare le sue vendite su Amazon UK dell'875%. Ed è abbastanza scandalizzante un aumento del genere dopo una semplice conferenza. Magari la gente era indecisa e aspettava la console di Microsoft, non si sa. Sta di fatto che le azioni Sony sono anche aumentate, quindi Microsoft ha toppato di brutto. Nintendo Japan ha annunciato un Direct, ovviamente Only Japan, su Monster Hunter 4 e Ace Attorney 5. Quindi non è uscito Ace Attorney? Non lo saprò mai, perché mi secca scrivere Ace Attorney su Google per scoprire se è uscito in Giappone. Vabbè. Si vocifera che ci sarà un crossover tra Mario Kart e Sonic Racing. È molto poco probabile, però boh, scopriremo in seguito. Fire Emblem Awakening ha rischiato di essere l'ultimo titolo della serie di Fire Emblem. E questo perché? Perché Intelligent System ha venduto poco con gli scorsi Fire Emblem, tali Path of Radiance, Shadow Dragon, il remake e Radiant Dawn. E date le scarse vendite, dicevano che non ne valeva la pena crearli. E hanno messo in Fire Emblem Awakening tutto quello che avrebbero voluto mettere nei successivi Fire Emblem, diciamo creando una specie di capolavoro, qualcosa di molto completo e elaborato. E date le grandissime vendite di questo gioco in pochissimi mesi di vita, hanno deciso di continuare la serie. E questa è una cosa eccezionale, perché Fire Emblem è una serie storica di Nintendo. Altre notizie che ritengo minori, ma magari per voi non lo sono, sono un nuovo gioco di Adventure Time creato da WayForward, chiamato Adventure Time Explore the Dungeon Because I Don't Know, col punto esclamativo finale. Uscirà per 3DS, Wii U, PC, bla 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 bla, PS Vita, PS4, bla 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 bla. Castlevania Lord of Shadow 2, un nuovo modello di 3DS chiamato un nuovo modello di 3DS rosso metallico, un 3DS exclusive Giappone di Eevee, color Eevee, una versione di Gran Turismo per PS4 non programmata, poiché lo vogliono rilasciare su PS3, perché pensano che vogliono lasciare due Gran Turismo per ogni console Sony, e quindi salteranno la PS4 per adesso. E non c'è altro per quanto riguarda le news. Non ho parlato di alcune cose che però vi assicuro sono quasi del tutto insignificanti, e sono delle critiche che gli sviluppatori fanno al Wii U, oppure dei complimenti, possiamo dire, dei supporti e altre cose che sono letteralmente di secondo piano e che, seppur potrebbero far sorridere o potrebbero interessare, non sono niente di indispensabile, talmente tanto da riempire più di over 9000 del video. Mentre adesso vorrei discutere con voi di qualcosa di molto molto più interessante di queste stupide cose, ed è una cosa che molti di voi immagineranno, ed è appunto perché dico E3 Nintendo e non dico Nintendo Direct o quel che sia. Perché per me è come se fosse un E3, possiamo dire, questo Nintendo Direct, dato che ci saranno le bombe che Nintendo rilascia appunto in ogni sua console. E sono usciti un bel po' di rumor che volevo separare dalle news riguardo a questo. Li dirò abbastanza velocemente perché vorrei più discutere che parlare di news. Queste news sono che ci saranno da 3 a 5 Direct, sicuramente smentito questo, che il 3D Mario, che il Mario 3D sarà enorme, più grande di qualsiasi altro Mario, dicono che sarà qualcosa di spettacolare, il gioco nuovo di Retro Studios è molto probabilmente un Metroid in prima persona e futuristico, che Goku o un personaggio Super Saiyan verrà aggiunto su Smash Bros, piuttosto strano sembrerebbe. È uscito un intero programma, che non vi sto a leggere perché è abnorme, su le tre Nintendo, perché mi sembra piuttosto falso questa cosa. E vi annuncio soltanto, cioè vi dico così rapidamente soltanto che Yoshi Earn si vocifera che uscirà o a fine 2013 o inizio 2014. Che appunto allo show floor delle tre saranno giocabili Mario 3D, Pikmin 3, Mario Kart, Wonderful 101 e Dream Team, e X, che dovrebbe essere il seguito di Xenoblade.
che devono annunciare un nuovo Star Fox. Sembra interessante. E un nuovo Animal Crossing. Sembra improbabile questa cosa. Appunto, sono rumor, possono essere veri come non. What? Dicono che un gioco di Zelda potrebbe essere simile a un RPG. Non mi piacerebbe, sinceramente. Che nel nuovo Zelda ci saranno i Goron e gli Zora. Possibile. Nuovi hardware per il Wii U. Una nuova versione del Wii U. Nuovi engine. Retro Studios dice che stanno lavorando a una pista di Donkey Kong per Mario Kart U. E insomma, questi sono più o meno i rumor, non c'è altro. Adesso vorrei discuterne perché prima di tutto dico che mi sembra improbabile che facciano più di un direct, al massimo ne fanno due, una normale e una per le terze parti. Non so, mi è piaciuta questa scelta di Nintendo. Dico, perché mi è piaciuta? Perché Nintendo competere direttamente con Sony e Microsoft è un po' una mossa azzardata, secondo me. E quindi ho preferito stare in disparte. Anche se, ovviamente, secondo noi che siamo il popolo Nintendo, ovviamente Nintendo prevale sempre sulle altre. Però, boh, questa cosa è la disparte di fare qualcosa di più organizzato. Secondo me è meglio perché, non lo so, vedremo più gameplay, ci sarà qualcosa di più interessante, non lo so. Non ci sarà appunto l'atmosfera della diretta, però sarà qualcosa di più organizzato. Cos'altro? Secondo me il nuovo gioco di Mario potrebbe essere benissimo Mario Galaxy 3, come non potrebbe esserlo. Perché, non lo so, come un presupposto che Nintendo pensa che il popolo sia affezionato così tanto a Galaxy che non vuole abbandonarlo insieme a lui. E quindi, non lo so, mi aspetto che facciano questo Mario Galaxy 3 e che dopo, chissà quando, rilasceranno un nuovo Mario 3D del tutto nuovo. Si vocifera anche un Mario Sunshine 2, che mi sembra anch'esso difficile, però non improbabile. E cos'altro? Il nuovo gioco di Retro Studios. Vorrei, sinceramente, fosse un Donkey Kong, non un Metroid, perché non lo so, non mi piace Metroid. Nuovo gioco di Star Fox è benvenuto, però mi piacerebbe anche un nuovo gioco di F-Zero, o un remake di F-Zero GX per GameCube, cioè di GameCube, con nuove funzioni online, tutte queste cose. Bene, prima di tutto vorrei discutere con voi del Mario 3D. Come sapete, Nintendo ha sempre cercato di innovare, però dopo Mario Galaxy 2, non lo so, mi ha un po' stranito. E ho pensato come se Nintendo volesse riciclarlo un po' a Mario Galaxy, perché pensa che la gente sia appassionata e quindi non lo so, sono pessimista e mi aspetterei che il nuovo Mario 3D possa essere anche un Mario Galaxy 3. Così come potrebbe essere qualcosa di nuovo. La mia teoria è quella che questo nuovo titolo ci sarà però insieme molto dopo a un nuovo titolo di Mario. Non lo so perché Mario Galaxy 3, sapete che i Mario Galaxy sono basati sul platforming, sugli effetti o tutte queste cose così, niente di così particolarmente interessante sotto i miei occhi, però boh, a qualcuno piace, però diciamo che ci vorrebbe qualcosa di nuovo e innovativo come sempre Nintendo fa, così magari potrebbero fare, che ne so, qualcosa di completamente nuovo. E fare magari un secondo titolo così come hanno fatto su Wii, boh, potrebbe essere probabile. Nuovo titolo di Retro Studios. Vorrei fosse un Donkey Kong. Però dopo leggendo queste cose che sarà in prima persona mi sembra piuttosto difficile. E sarebbe bello un Donkey Kong in 3D, stile Donkey Kong 64. Sì, insomma, queste cose. Il Wii U Zapper, vabbè, sorvoliamo perché mi sembra inutile, almeno secondo il mio parere. Il supporto di terze parti sembra abbastanza interessante per il Wii U, ma niente di eccezionale. E cos'altro? Riguardo al rumor di Banjo-Kazooie, mi sarebbe piaciuto che Nintendo fosse riuscita. Allora, cerchiamo di coniugare i verbi. Se Nintendo avesse acquisito il coso. Il trademark di Banjo-Kazooie, la serie intera,
Sarei stato contento, però sembrava difficile dato che Microsoft se la tiene stretta stretta pur non facendoci niente. E avrebbero davvero potuto rilasciare delle vere bombe in cui tutti andavano a fare la fila al negozio per comprarsi questo dannato Wii U. Mentre adesso, adesso insomma, la situazione del Wii U fa abbastanza... Non lo so, cioè non è una situazione davvero eccezionale per essere appena partita. Fa come pensare che Nintendo non sa gestirsi le console appena rilasciate dal 3DS. Voglio dire, per Wii c'era Twilight Princess, anche se era uscito recentemente per GameCube, però c'era il motion, c'era Wii Sport, c'era la novità di poter muovere il controller, c'era, insomma, così. Per il GameCube c'era Luigi, c'erano un sacco di cose. Insomma, non c'è questa grande sensazione di correre a comprare la nuova console. Già col 3DS, primo anno schifoso, price cut, tutte queste cose qua, soltanto adesso sta diventando una grande console, che consiglio a tutti perché la console portatile è migliore del momento, possiamo dire. Grandi capacità, insomma, hanno fatto un ottimo lavoro, però troppo in ritardo. Voglio dire, è uscita 2 anni fa, 3 anni fa, cioè l'ha annunciata 3 anni fa, è uscita 2 anni fa, hanno fatto le cose un po' in ritardo per quanto dovrebbe essere. Quindi spero che il Wii U si riprende subito e non fra 2 anni, perché sennò la situazione è davvero disastrosa e ci vorrà un po' prima che Nintendo farà le cose sul serio. Poi abbiamo parlato di questo, mi piacerebbe che il nuovo Mario Kart faccia venire la voglia di giocarlo di continuo, abbia un sacco di piste, abbia qualcosa di eccezionale. Non che Mario Kart 7 sia stato brutto, ma non è stato innovativo secondo me. Voglio qualcosa di stravolgente per Mario Kart. Non mi interessa che cambiano, che i nostalgici saranno tristi. Voglio davvero qualcosa di eccezionale, che sfrutti al massimo il gamepad, che mi faccia venire la voglia di giocarci. Voglio l'off screen, cioè l'off TV, per poterlo giocare anche dal letto, che ne so. Insomma, mi aspetto tanto da Nintendo. Mi aspetterei anche un bel numero di personaggi, oppure un online ben organizzato. Vabbè, adesso con Nintendo Network è tutto molto, molto fatto bene. E mi aspetterei anche una bella uscita a Natale. Magari chiedo troppo, però sarebbe bello. Così sarebbe anche molto, molto utile per Nintendo. Lo fanno uscire a Natale e sono a posto. Cioè si fanno grandi soldi per i regali natalizi. Mario 3D, Smash Bros. Mi aspetto invece un gran numero di personaggi, un multiplatform ben organizzato, perché sapete che esce sia su 3DS che su Wii U, un qualcosa che faccia venire la voglia di comprarli entrambi, e anche un qualcosa per cui poter trasferire salvataggi, cose del genere, trasferire funzioni, un po' come Oracle of Ages, Oracle of Seasons, che serie hai entrambi e cose aggiuntive con codice o cose così. Sarebbe interessante, perché io li comprerei entrambi e non voglio qualcosa di identico per entrambi le console, perché sapete, il 3DS ha il suo hardware, che non è un hardware uguale a quello del Wii U, è piuttosto penoso. Quindi il Wii U ha più capacità, voglio dire, se fanno un gioco per 3DS, cioè se pensano più alla versione 3DS, quella del Wii U viene piuttosto scarna. Se pensano più a quella del Wii U, quella del 3DS devono togliere tante cose. Cioè, è un po' strana la situazione. Quindi mi aspetterei due versioni del tutto diverse. Se Sakurai, vediamo cosa fa Sakurai. Altra cosa che mi piacerebbe è un nuovo Kid Icarus. Era stato trapelato che uscisse Kid Icarus Uprising per Wii U, ma non mi piacerebbe perché l'ho già giocato strafinito su 3DS, e quindi una versione nuova mi starebbe bene. Anche se da grande fan di Kid Icarus possiamo dire che sono diventato, grazie a Uprising lo comprerei lo stesso, non una versione Uprising, però preferirei una del tutto nuova. Dato che i dialoghi sono simpaticissimi, magari qualcosa di più organizzato, perché combattendo ti distrai dai dialoghi, cose così. Un doppiaggio in italiano da richiedere sarebbe impossibile.
nuova Ice Climbers, ne avevo già discusso tempo fa, sarebbe anche interessante. E boh, cosa posso dire? Iwata, sorprendimi. Miyamoto, sorprendimi. Reggi, insomma, tutti, sorprendetemi. Voglio vedere qualcosa di interessante. Pur sapendo che ormai Nintendo è affezionata ai suoi brand, soprattutto quelli che usa di più attualmente, che sono Mario, Zelda e Pokémon. Vabbè, anche se di Game Freak è second party. Mi piacerebbe anche un tuffo nel passato, così come c'è stato per Balloon Fight, che hanno fatto Balloon Trip Breeze per Wii U su Nintendo Land. Insomma, se ripescassero qualcosa di vecchio, in modo da farlo sembrare nuovo e innovativo, così come hanno fatto per Uprising, che hanno fatto un nuovo tipo di gameplay, possiamo dire, con gli stessi personaggi vecchi, in qualità ovviamente migliorata, sarebbe davvero piacevole. Così possono fare per Star Fox, così possono fare per Balloon Fight, così possono fare per Ice Climber, così possono fare per, che ne so, qualsiasi gioco per NES che sia uscito, pubblicato da Nintendo. Insomma, possono fare davvero un grande lavoro per questa console, perché le console Nintendo, Wii U e 3DS, sono state molto criticate perché non hanno un grande potenziale, ma secondo me lo hanno, e quindi, insomma, datemi una mossa. E questo era più o meno il mio pensiero. Nintendo dovrebbe pescare le sue vecchie esclusive, invece di pensare soltanto a quelle che ha adesso, e farne un nuovo tipo di gameplay. Anche se mi piacerebbe anche una nuova miniserie di Mario, sapete, c'è Mario Party, c'è Mario Kart, c'è Paper Mario, e una nuova miniserie mi piacerebbe, anche se, ho detto, preferisco avere un vecchio gioco con un gameplay rinnovato, così come hanno fatto per Uprising. E per Smash Bros. Non voglio un'innovazione enorme, perché lo preferisco così. Non mi piacerebbe un picchiaduro, che ne so, in 3D, o sarebbe però interessante mettere gli obiettivi, però stravolgere troppo potrebbe far perdere qualità al gioco, mentre con Mario Kart, secondo me, stravolgere sarebbe qualcosa di positivo. Col Mario 3D lo devono fare per forza, secondo me, perché se non lo fanno e ci rilasciano un Mario Galaxy 3 o un Super Mario Sunshine, sarei piuttosto deluso a riguardo. Beh, queste risposte le avremo soltanto alle 3, vediamo quanto ho parlato. Ho parlato per ben 10 minuti, insomma, posso fare di meglio, posso davvero parlare per 2 ore. No, scherzo, adesso vi lascio per lasciarvi liberi e al vostro destino. Prima di passare alla domanda di oggi, vorrei mostrarvi un grafico per quanto riguarda la domanda dell'ultima volta. Non l'ho ancora fatto, quindi non so cosa avete scelto, però immagino che quello che avete scelto in più persone sia quasi un elemento indispensabile per voi in generale, che se manca in un videogioco è fatto male, quel videogioco già è come un presupposto, non vi piace. E secondo me non è sempre così, però boh, sono scelte personali. La domanda di oggi è: se Mario ha 3 cipolle e Alberto ha 4 aragoste, quanto è alta Maria? Ok, scherzo. La domanda di oggi è semplicissima, non è niente di eccezionale, ed è: qual è il vostro controller preferito? Intendo di qualsiasi console. Può essere anche, che ne so, la tastiera. Se voi definite il controller un controller la tastiera, va bene, è la tastiera. Oppure controller di una console, ma non intendo una console portatile, ossia i pulsanti di una console portatile, intendo proprio un controller, una periferica di gioco che va attaccata a una console. E non intendo nemmeno un accessorio, tale che può essere nunchuck o cose così, intendo proprio un controller in sé. Spero di essere stato chiaro. E basta, questo è tutto per quanto riguarda questo soporifero Tops Game Show, e ci vediamo alla prossima. Bye bye!